Allora, signori e signori, innanzitutto buonasera e benvenuti. Permettetemi di presentare quelli che saranno i protagonisti della serata. Vous êtes une touche rose dans l'univers blanc. Una pollicina sgasata. Non dica così, io lo so che lei è sensibile alle difficoltà, alla paura di una povera vedova abbandonata a primavera e non a fine agosto. Ma ad agosto l'uva fa il mosto. Vedo con piacere che capisce. Un'insalata che può avere la pretesa di non avere concorrenza. Devi prendere olio di Provenza. Fici servire la torta di mele a tutto il pubblico. Era il 1829. La feci servire con un pomo trafitto da una freccia di zucchero. Ah, che bel vivere, che bel piacere per un barbiere. Leva e lasci cantare il vino. Sei carino! Io ho sempre adorato il vino. E i soldati al fronte. E allora si beve un bicchiere? Se ne bevono due, tre, poi uno di troppo. Un uomo più ambizioso, audace, amante del rischio. Senti, bel ciccino, lo vuoi un vermo? Forse un gianigliotto? No, grazie. Sono giornalista. Mi sa che lei si prende troppo sul serio. Oh, quanto distanti sono le Pleiadi di giugno! 433 anni luce. Per l'esattezza. Se essere melodiose e belle come Elena, o caute e ruvide come Penelope. Ah no, di cronista. Ci fu un prima e un dopo. Ma per sapere bisogna amare. E questo è il metodo. La difficoltà iniziale è sempre attraverso una soglia che si entra in una stanza. Meglio ancora in una cantina. Lei ha cominciato a vedere il futuro. Senza una donna e senza un bacio è come essere morti.